cultura e dialogo con il mondo, perché nel suo essere capitale e luogo straordinario e unico di storia, di cultura, di religione, Roma convive con una speranza e un desiderio di universalità. Ciò che lei è stato capace di assicurare al paese in stagioni travagliate è diventata fiducia diffusa tra gli italiani e negli italiani. Ora c'è un tempo nuovo da vivere, da interpretare, da progettare. Il suo nuovo mandato di presidente sarà proiettato sulle sfide che lei ha appena richiamato di fronte al Parlamento nel suo straordinario discorso. La sfida sanitaria, la sfida di rilanciare uno sviluppo di qualità, inclusivo e sostenibile sul piano ambientale e sociale, la sfida di proseguire sul cammino dell'unità europea, consolidando e rafforzando la svolta che si è operata e che non va messa tra parentesi.